Ciao e bentornati sul canale di Roll Up Time. Io sono Marta e sono un'insegnante di Pilates. Siamo all'ultimo video della Pilates March Madness di quest'anno. Questo video è dedicato agli esercizi bridging. In realtà abbiamo degli esercizi molto avanzati ed alcuni esercizi che sono composti anche dalle categorie che abbiamo visto in precedenza. Se vogliamo, questi tipi di esercizi vanno a raggruppare tutta una serie di concetti che abbiamo visto nei video precedenti e sono il completamento della pratica di esercizi del repertorio in base intermedio. Partiamo subito dagli esercizi intermedi o comunque quello che sarà la foundation, la base per poter poi sviluppare gli esercizi che andremo a vedere. E partiamo dal shoulder bridge. Mi porto supina. Vedo di avere le spalle larghe, aperte, le braccia molto attive vicino al corpo, le ginocchia sono piegate e le gambe sono aperte, parallele tanto quanto le mie anche. Inspiro, preparo, espiro, vado ad articolare la colonna. Portando sul bacino, cerco di avere appunto le anche livellate, stringo bene quei glutei, cerco di avere l'osso pubico e l'ombelico connesso. Questo che stiamo vedendo sono proprio le fondamenta del bridging, ovvero mantenere il mio bacino stabile mentre vado a lavorare con le gambe. Trasferiamo il peso sulla gamba sinistra, vado ad allungare la gamba destra, la porto su e poi la porto giù. Possiamo avere il piede puntato oppure flesso e poi scende. L'idea è quella che la zona pelvica non cambia nel mentre sto lavorando con la gamba, non è importante che sia sollevata troppo la zona pelvica, quindi tutta su così, con le costole che vengono in fuori, con le spalle, cioè senza nessun tipo di controllo sul movimento, ma devo cercare di avere una buona linea tra il ginocchio e la spalla. Vediamo la gamba sinistra adesso con la respirazione. E vado giù tanto quanto riesco a mantenere questa stabilità, questo controllo, e poi riarticolo la colonna di nuovo a terra. Questo era shoulder bridge. Adesso andiamo a vedere gli altri due esercizi di livello intermedio, che sono il leg pull front e leg pull back. Se vogliamo, forse il leg pull back è leggermente più difficile per la posizione della parte alta del corpo. Ci portiamo in quadrupedia. Vedo di aprire bene le dita delle mie mani, avere le mani direttamente sotto le spalle e di avere le scapole in contatto con la mia scatola toracica, quindi sono forte già in questa posizione, lunga dal top della testa fino alla codina della colonna, senza cambiare nulla, addominali in dentro, distendo la gamba sinistra e poi distendo la destra e dovrei essere nella mia plank, in una buona linea in cui il bacino non è né troppo alto né troppo basso. Vado a puntare il piede sinistro e porto la gamba su 1, 2, facciamone 3, torno e vado, gamba destra. Il tutto quando alzo quella gamba, il bacino di nuovo non si deve spostare, non deve cambiare.
andiamo a piegare le ginocchia. Come vedete, abbiamo questa stabilità ancora, fondamentale per il controllo nell'esercizio anche di plank, che è la base per poi arrivare anche ad alzare la gamba con il leg pull. Vediamo leg pull back. Posizione delle mani. Allora, per estetica, ma non solo, ma anche per proprio l'idea di allungare i muscoli, dovrei avere le dita che guardano verso i miei piedi. Se non è fattibile, per flessibilità dei polsi, posso sempre avere le dita di lato. L'importante è che non ce l'abbia dietro, perché in questo caso non avrebbe senso. Quindi vedo di averle sufficientemente vicine in modo tale di avere in linea più o meno con le spalle. Il bacino un po' più avanti. Sono forte, le spalle sono su, sono giù, il petto è aperto, clavicola in dentro, addominali attivi, e porto su il bacino. Adesso io devo muovere i piedi perché devo dar spazio alle gambe. La testa rimane in linea con la colonna. Ancora vediamo la stabilità del bacino da lì, quindi il bridging. Già fare questo movimento richiede forza. Quindi aggiungerci le gambe è una componente di difficoltà più alta. Vediamo. Senza appunto muovere l'anca sinistra, porto sulla gamba destra. 1, 2, 3. Risistemo se mi sono spostata. Gamba sinistra. 1, 2, e 3, e ritorno. Anche qua posso avere movimenti dei piedi, puntare, flettere. L'importante è che ci sia quel controllo del bacino, addominali, schiena, tutto il corpo sta lavorando per mantenere la posizione stabile mentre io lavoro con le gambe. Passiamo agli esercizi un pochino più difficili, lo dico ridendo perché anche per me sono esercizi assolutamente avanzati, quindi vi porto con estrema umiltà e ancora c'è molta pratica dietro. Sono esercizi che hanno delle controindicazioni per chi ha problemi al collo, per chi ha severi infortuni nella zona cervicale. Non li consiglio, perché andare a farsi ulteriormente male, a meno che non siamo già molto avanzati con il Pilates. Abbiamo fatto Pilates da molto tempo, l'infortunio arriva dopo, siamo seguiti da un insegnante, cioè ci sono alcune componenti per cui le condizioni cambiano e posso approcciarmi all'esercizio. Ma l'importante è, per tutti, non giriamo la testa quando facciamo questi esercizi. Siamo ben concentrati, il peso rimane sulle spalle, e sto parlando molto adesso perché mentre li farò molto probabilmente sarò abbastanza concentrata nel movimento. Quindi vediamo subito gli esercizi di scissor e bicycle. Mi porto supina. E andiamo a rivedere un po' alcune posizioni che abbiamo visto, quindi quella del rollover. Portando le gambe indietro. Solo che poi questa volta vado a piegarle e cerco di portare le mani dietro la zona lombare. A questo punto io aggiusto le spalle perché voglio che i miei gomiti siano il più possibile vicino al corpo. Voglio essere ben attiva con quelle braccia e vado a portare il bacino a neutralizzarlo. Cioè il peso del bacino è proprio sulle mie mani. Sono stabile,
la testa guarda le gambe, a questo punto distendo le gambe e vado, porto giù una gamba, due pulsazioni, scambio. Cerco di non portare tanto la gamba verso di me, ma controllare il bacino, le gambe stanno lavorando un sacco. Gambe lunghissime. Niente peso nel collo. E vado a piego. E scendo usando gli addominali e l'articolazione della colonna. Andiamo a vedere subito il bicycle. Quindi il setup è lo stesso. Non per niente, sono esercizi che si fanno insieme uno dopo l'altro. Non faccio tante ripetizioni di questi esercizi per la loro complessità. Le ripetizioni si basano, il numero delle ripetizioni sarà basato su quanto vogliamo lavorare sul livello di esperienza. Quindi ancora preparo. Mani, cerco di portare un po' più sul bacino, cerco di trovare una posizione magari migliore rispetto a quella che avevo prima nella pratica, appunto, e poi di andare un po' in bacino neutro, che per me vuol dire proprio lasciare il bacino pesante sulle mani, distendo le gambe. E una gamba scende, si piega e poi vado a scambiare. Mi porto supina e qui andiamo a vedere alcuni esercizi visti nei video precedenti, come rollover, ad esempio. Quindi porto le gambe sopra la testa in un rollover. Cerco di stare fuori dal collo, piego le gambe e adesso vado a posizionare le mie mani dietro la zona lombare. Cerco di avere i gomiti il più possibile vicini al corpo. E da qua la testa appunto non si muove da lì, vado un po' in bacino lordotico, direi. Il peso è sulle mie mani, cioè il peso sto letteralmente tenendo il mio bacino con le mani in questo momento. Distendo le gambe e la gamba destra scende e poi gamba sinistra. Cerco di non portare la gamba destra tanto vicino a me, ma quanto voglio allontanare la gamba lontana verso il tappetino. E ritorno e andiamo con il bicycle. Mi prendo un attimo di tregua dalla posizione. Solitamente il bicycle viene dopo il scissor, o comunque cerco di fare il scissor prima e poi il bicycle, anche proprio come esercizi da provare. E vediamo di nuovo di portare le gambe in posizione, roll over, piego, mani. Vedo di stringere bene tra le scapole, spalle forti, allontano il bacino da me, distendo le gambe e una gamba si piega. L'idea è quella di andare verso il pavimento.
Ecco, avete visto i miei due tentativi sul bicycle e il scissor? Sono due esercizi che trovo estremamente difficili. Adesso andiamo a vedere degli altri esercizi molto avanzati che sono lo jackknife e il counterbalance. Cominciamo con il jackknife. Farò un metodo. È il metodo basi, che qui parto da rollover, porto le gambe giù e poi su, devo avere il mio sguardo sui miei piedi e poi articolo la colonna vertebra dopo vertebra, lo faccio rivedere una volta. Il controllo è proprio nel ritornare giù con il bacino. Andiamo diretti con il controbalance collegato, di solito si fanno vicini nella lezione, quindi sempre inversioni. Livello di difficoltà più alto per la posizione delle braccia. Le gambe scendono a terra, idealmente, e le braccia vanno sopra la testa a prendere un piede. Porto su l'altra gamba, da qua la stabilità sulle spalle, cerco di avere le anche allineate, sempre ancora non giro la testa in questi esercizi, e poi piano piano scendo. E scambio, uso bene quegli estensori della gamba e glutei e scendo e man mano che divento più pratico con l'esercizio più avanzato, lo scambio avviene in aria. Per ritornare, riporto le braccia vicino al corpo e srotolo la colonna vertebra dopo vertebra. Come vedete, mi sono presa i miei tempi per la dimostrazione di questi esercizi durante una lezione, quando il corpo è bello caldo, quando siamo verso metà fine lezione. C'è una dinamica un po' diversa, ma volevo che avesse ben presente i due esercizi. Concludiamo con il push-up. Push-up direte, si sa cos'è un push-up, no? In Pilates ci sono alcuni elementi, ovvero particolare attenzione all'allineamento e la posizione delle braccia perché i gomiti non sono in apertura ma sono in chiusura e vediamo una volta, ancora una volta, sempre quella stabilità delle scapole. Questa posizione per utilizzare meglio i muscoli più piccoli, ad esempio il serrato, e i muscoli della schiena, i laterali. Cominciamo dai piedi per questo esercizio. Comincio con la mia posizione del roll down. I piedi sono paralleli, braccia lungo il corpo, schiena lunga e dritta. Inspiro, espiro, mento verso il petto. Inizio a srotolare la schiena. Se devo piegare leggermente le ginocchia, gli addominali sono sollevati. Esco fuori in quattro tempi, se riesco 1, 2, 3 e 4 arrivo nella mia plank che abbiamo visto con il leg pull front, leg pull back, le gambe sono attive, braccia attive, a questo punto vado a piegare i gomiti, li tengo chiusi, mi spingo e poi vado nel mio upstretch dall'addome, porto il petto verso le gambe. E torno indietro, 1, 2, 3, 4, quindi come sono ritornata, e poi riarticolo la colonna per trovarmi di nuovo in piedi.
Ripetiamo, questa volta uscendo con la mano destra, inspiro, espiro, mento verso lo sterno, srotolo, esco fuori, uno, due, tre, quattro, boom, lunga dal top della testa ai talloni, talloni magari ben attivi verso il dietro, piego, distendo, idealmente non vado totalmente giù, ma mi piaceva come sensazione, addominali in dentro, bacino verso l'alto, trovo quella stretch e mano destra chiude, uno, due, tre, quattro e riarticolo la colonna. Bene, abbiamo concluso con tutto il repertorio di Joseph Pilates, repertorio Mathwork. Se avete domande, commenti, scrivetemi sui video. Ripeto, tanti degli esercizi che abbiamo visto oggi sono esercizi avanzati. Ripeto, tanti degli esercizi che abbiamo visto oggi sono esercizi avanzati, però ci sono sempre modifiche che si possono fare, ci sono sempre esercizi preparatori, magari potremo andarli a scoprire in altre lezioni assieme. Ci vediamo con le lezioni su Roll Up Time e spero che vi sia piaciuta la March Pilates Madness. Alla prossima!